nel cammino lungo di questa istituzione, in questi giorni, in queste ore storiche che stiamo vivendo, per cui stiamo ospitando in modo malandato e maldestro, abbiamo avuto il nostro, come lo chiamiamo, sagrestano. Da un lato abbiamo avuto il rettore, dall'altro abbiamo avuto il sagrestano che un mese e mezzo fa è andato in pensione, quindi, come tu dici, tra virgolette ci ha lasciato in una mano in là. Per cui abbiamo il rettore che carinamente insomma, ci ha, eccetera, eccetera, però in tempi diversi io ho ospitato qua anche la assemblea dell'associazione della famiglia Caraccia, alle spalle di Nicola ci sta una stufa che diceva fatti regalare, due stufe, 450 euro, come dicevi io più mai, cada una, per cui, però sono piccole, si compra su pellet, su questo carburante, su Amazon, eccetera, e riscaldavamo questi, lo dico per scusarmi, perché mi stavano accogliendo in maniera molto semplice, molto spartata, direi. Vabbè. Quindi il mio compito oggi è quello di dare a voi il benvenuto in questa istituzione, in questo tempio, in Spagna. Stiamo parlando di, e poi diciamo così, saranno i diretti interessati che ci parleranno di questa interessante, molto bella collana che è numerosa e nutrita di pubblicazioni su quello che è stato il fenomeno carlista, che tuttora funziona. Viviamo attraversando un momento storico particolare. Io con orgoglio posso dire di aver fatto con altri amici italiani, napoletani, in modo particolare, una fotografia di cui vado orgoglioso, con la Buenos Rocas in testa, davanti alla Valle dello Scaidos, cioè la Valle dei Caduti, dove c'era fino a qualche tempo fa il corpo di Francisco Franco Balonte, caudillo di Spagna per la grazia di Dio, che era allora capo del governo, che lui anche reggente non era lui che c'era. Comunque, Francisco Franco, caso unico, credo che io conosca nel mondo, c'era questo luogo che raccoglieva i resti di tutti, cioè di quelli che hanno combattuto la guerra civile nelle fila di Franco, di quelli che hanno combattuto la guerra civile come repubblicani. Franco ha avuto la cosiddetta guardia mora fino a molti anni dopo che inizia la guerra civile e tutte queste cose, e dopodiché guardia mora che poi praticamente quando arrivarono all'età improbabile, insomma, quanti per ragioni poi di sicurezza, perché nel frattempo il mondo era cambiato, però fu sciolta. Detto questo, quindi vi ospitiamo in un luogo dove stiamo cercando di piano piano uscire fuori da un lungo tunnel nel quale non per colpa nostra ci siamo cacciati, e stiamo attraversando un momento storico che è veramente particolare. Io sono stretto tra due ciclopi tra particolari, professore di giorno, il professore qui vicino, insomma, praticamente che hanno segnato e continuano a segnare un momento fondamentale, importante, della storia della nostra comunità. Cioè, purtroppo dobbiamo utilizzare le sedute, e noi siamo nel luogo dove siamo tornati, dove si riunisce in maniera più o meno numerosa la confraternita. Queste sedute sono state restaurate ed è qua che ci abbiamo ripreso, siamo ritornati a riunirci dopo un intervallo durato alcuni decenni. Io mi fermo qua perché non è il mio compito, se non quello di cercare di accogliere e di spiegarvi perché qui ho fatto in modo così spartano, succinto, e quindi lascio la parola a coloro che devono presentare e devono introdurre e devono interloquire con voi su quello che è il nocciolo di questa, cioè la collana che si è sul carisma. Yeah.
che è un fenomeno del quale noi tutti, vi ho svelato un piccolo aneddoto, diciamo, della mia vita, di cui vado molto orgoglioso, perché però è un fenomeno di grandissima portata, di grandissima importanza, sulla quale non so quando mai verrà il giorno in cui si potrà dire con bella luce, ho detto tutto quello che c'è da dire sul movimento carista. Penso che non verrà mai questo giorno. Grazie. Ed è il più importante pensatore della fine del
Scansnevia, oltre ad altre opere biografiche sulle radici della modernità, sulla legittimità di esercizio o sulla figura di Carlo VII nelle pagine della Civiltà Cattolica, nonché alcuni testi di carattere letterario. In poco tempo sono stati raggiunti 13 titoli e il torchio di De Antonellis non si ferma. Penso che sia giunto il momento di ringraziarlo pubblicamente. In secondo luogo, non posso non fare riferimento a chi è stato da 30 anni uno dei miei più costanti compagni di battaglia nella penisola italiana, il dottor Maurizio Di Giorgi, amico di Silvio Vitale, successore di Paolo Cavucci, von Salten, alla guida degli incontri di Civitella del Tronto, attento rappresentante di Sua Altezza Reale, Monsignor Enrico di Borbone, e il miglior conoscitore della tradizione legittimista europea. A lui si deve un testo fondamentale sulla storia del carlismo nella penisola italiana, già pubblicato in questa collana e che a breve sarà sviluppato in una serie di volumi. Anche in questo caso penso che sia giunto il momento di ringraziarlo pubblicamente. Come pure vorrei ringraziare da ultimo, ma non per ultimo, il professor Giovanni Turco, mio amico da decenni, con il quale ho collaborato ai congressi di diritto naturale organizzati dal Consiglio di Studi Spanici Filippo II e la Società Internazionale Tommaso d'Aquino, molti dei quali, grazie al suo impegno, a Napoli, nel convento di San Domenico Maggiore, dove insegnava San Tommaso d'Aquino. Curatore della collana, introduco un attimo quello che è stato il progetto che è iniziato 5 anni fa, quando mi resi conto che molti amici conoscevano il carlismo, perché tutti gli studiosi di storia patria si incontrano nello studio della caduta del Regno di Sicilia e quindi si incontrano con la figura di Don Borges, il generale catalano che venne a combattere per difendere i diritti di Francesco II. Quindi la sua presenza è importantissima nel 1861 nei combattimenti e in Basilicata, fa sì che qualsiasi studioso di storia patria sappia che esiste il carlismo e, approfondendo velocemente la questione, rischia però di cadere in tre errori ricorrenti, cioè credere che il carlismo sia semplicemente una questione dinastica, sia semplicemente una questione ottocentesca e infine che sia soltanto una questione spagnola. Sono elementi veri questi, ma è sbagliato credere che siano esclusivi, cioè il carlismo fu sì una questione dinastica, uno scontro tra Carlo V e la nipote Isabella, però non era semplicemente una questione di legittimità di origine su chi avesse diritto a essere legittimo re di Spagna, bensì era uno scontro, diciamo che epocale, tra due visioni contrapposte del mondo, cioè quella tradizionale e quella moderna. Quella della monarchia di antico regime tradizionale ispanica, poi tornerò un altro su questo ultimo aggettivo, e invece la visione moderna di tipo assolutistico e soprattutto di tipo liberale, cioè svincolata dalla religione cattolica, che invece è una caratteristica fondamentale della monarchia tradizionale. Non è nemmeno una questione geograficamente limitata, e non perché ci sono scambi, diciamo così, tra la Spagna e il resto del mondo, in particolar modo, se siamo a Napoli, parliamo di Napoli, tra la Spagna e il Regno delle Due Sicilie, perché se, come ricordato, Borges o un altro generale che sta lì, vennero a combattere per Francesco II, anni dopo
Augusto Carlos venne a combattere nel corpo di Zuavi Pontifici per difendere il papato, è anche vero che ci furono napoletani, in generale persone provenienti dalla penisola italica, per il modo napoletani, che andarono a combattere in Spagna per riguardo alla terza guerra carlista. Farò soltanto un nome più importante, quello del conte di Caserta, il fratello di Francesco II. Ma non è soltanto questo, non è questo, diciamo, scambi militari che ci furono, che il carlismo non è soltanto spagnolo, ma ha un afflato più ampio. E in terzo luogo, dal punto di vista cronologico, non è vero che si tratti soltanto della persona ottocentesca, è vero che nell'Ottocento ci sono ben tre guerre carliste, quindi dal 1833 al 1876, furono questi tre conflitti in cui, durante i quali una parte consistente della Spagna, quella del nord soprattutto, fu in mano a governi carlisti, quindi con ministeri, con poste, con ferrovie, per la terza guerra carlista, gestite dal governo carlista. Però non è che con la fine della terza guerra si concluse, il carlismo si concluse fiumi. È proseguito inizialmente per il suo fondamentale apporto dato alla guerra, alla cosiddetta guerra di Spagna, la guerra civile del 36-39. I generali militari avevano individuato il generale Sanjurjo come loro comandante e era un carlista. Non entrarono in guerra, non decisero l'alzamento se non avuto la conferma da parte di Manuel Falconte, il rappresentante del re carlista di Spagna, di avere l'appoggio militare del corpo del Requete, e non è un caso che la guerra sia scoppiata il 18 luglio, giorno in cui si ricorda la scomparsa di Carlo VII. Non è soltanto il Novecento, però, ma secondo carlista, il carlismo come dottrina è tuttora vivo, tuttora esistente ed è quindi tuttora presente. E qui arriviamo ad un altro punto fondamentale per comprendere che cosa sia il carlismo. Quindi non è semplicemente una dottrina, non è proprio semplicemente una questione di cosa al trono, non è una questione spagnola, non è una questione ottocentesca, perché è, ripeto, una dottrina valida lungo il tempo. Tanto la dottrina non è una ideologia. Noi usiamo spesso queste due parole come se fossero quasi dei sinonimi. In realtà sono termini che indicano questioni assolutamente opposte, concetti completamente diversi, incompatibili tra di loro. L'ideologia è una, diceva Paolo, nasce da un concetto di idea, cioè qualcosa di astratto, qualcosa di inesistente, ed è quindi nasce dal tavolino, parte dal concetto che l'uomo sia una tabula rasa, nasca senza una propria tradizione, lasciamo tutti assolutamente uguali, ovviamente l'idea che ha la generatrice del pensiero di Rousseau, che è stato sviluppato quindi durante il comunismo e portato poi a compimento con la rivoluzione francese, e quindi la viazione del migliore dei mondi possibili, l'ideologia, è valida dovunque e comunque, perché siamo tutti uguali, è soltanto la società che ci deforma durante il nostro primi anni. Questo è stato fatto nel 1700 con la rivoluzione francese, il classico esempio di ideologia è quella giacobina, per cui un'idea nata a Parigi alla fine del 700 si ritiene adatta a tutto il mondo e viene esportata, come sapete, nella famosa Repubblica Sorelle, di cui una sorse anche da queste parti. Le ideologie hanno continuato a proliferare.
corso dei secoli, un Ottocento caratterizzato da quella marxista con le sue tradizioni comunista e socialista, del Novecento da altre ideologie parimenti italiane idealiste che sono il nazismo e il fascismo. Attualmente possiamo dire che abbiamo un'altra ideologia che è quella della democrazia, che come voi sapete si dice sempre deve essere esportata, cioè si ritiene che tutti i popoli debbano essere democratizzati in qualche maniera, anche perché non hanno nessuna tradizione in questo senso. Ora, come diceva Francesco Agnese De Gale, invece i popoli sono tradizioni e non nazioni, e quindi non si può imporre un tipo di governo che si ritiene perfetto sotto qualsiasi parallelo e sotto qualsiasi tradizione progressa. Lo stesso Dirksen, che è considerato uno dei maggiori importanti pensatori del carlismo, tra l'altro è di origine, come dice il nome, danese, ed è nato negli Stati Uniti, non per questo non è carlista, quindi vuol dire che il carlismo non necessariamente prevede che i pensatori debbano essere nati e vissuti in Spagna. Williamson, dicevo, in un suo testo che abbiamo tradotto e pubblicato in italiano, confessa insieme che ci sono popoli in cui il sistema che il carlismo vede precedenza, cioè quello monarchico, non è adatto a popoli che non hanno il proprio lignato, per dire, la propria tradizione, cioè non è come gli svizzeri o gli statunitensi. Quindi pur essendo carlista non può imporre a tutti, sempre e comunque, la sua visione. Ripeto, il carlismo è una dottrina e non un'ideologia, e ha una caratteristica particolare che è quella in Italia di, ripeto, non essere ben conosciuto. A livello bibliografico, se noi andiamo a vedere quello che è stato pubblicato fino al 2018, quando è iniziato la collana, potevamo notare che c'era un solo libro sull'argomento di Jorge Canals, uno studioso storico catalano, che ha scritto questo testo, stato il carlismo, pubblicato da Franco Angeli, che però si incentrava sulle problematiche storico-militari e quindi in qualche modo riproponeva il problema dei tre errori di Giorgio Carlismo, cioè considerava come qualcosa di ottocentesco, come qualcosa di sbaglio, come qualcosa legato alla questione dinastica tra Carlo V e Isabella. Quindi era necessario cercare di colmare una lacuna. Abbiamo cercato di farlo con questa collana, che finora ha pubblicato 13 volumi, ne sono in programma a brevissima scadenza altri due, poi ci sarà un'opera più ampia sulla storia del carlismo in Italia, a cura del dottore Lorenzo Di Giovane, su cui poi ci parlerà lui direttamente. E i testi sono vanno in quattro direzioni sostanzialmente, che sono quella dei testi dottrinari, quelli dei testi storici, quelli dei testi documentari e infine quella anche dei testi letterari, perché è interessante la parte letteraria, non solo perché la letteratura può essere un mezzo per diffondere i buoni principi, ma anche perché dimostra, se si parla di testi di un certo livello e di un certo tempo passato, un interesse concreto sull'argomento. Perché scrive un romanzo nel 1864, scrive un romanzo, anzi due, sull'argomento del carlismo, significa vuol dire che c'è un interesse per questo argomento, che non avrebbero immaginato questi romanzi, non avrebbero immaginato questi romanzi in altri contesti.
una breve parentesi su uno di questi due romanzi, era messo di disincarnato, che fa poco parte della collana, scritto dall'amico, però diciamo, ha iniziato i contatti tra voi e il Consiglio su diritto secondo. È interessante vedere qual è la teoria di base del romanzo, che è un romanzo scritto, dicevo, nel 73-74, durante la terza guerra carlista, pubblicato a Napoli, su una rivista che il trovatore di due puntate, era seguita con molta attenzione dalla censura e continuamente sequestrata, quindi per evitare problemi, questo lo possiamo considerare anche il primo romanzo, tra virgolette, borbonico del periodo italiano, e uso le virgolette perché non parla direttamente della difesa del Regno di Sicilia, che arriva di essere censurato. E quindi ne parla in maniera indiretta perché descrive lo stato di corruzione che c'è dopo l'invasione piemontese e in questa maniera riesce, può continuare a fare le sue pubblicazioni. Però l'interesse non è sul tentativo del 74 di restaurare il Regno di Sicilia direttamente, bensì di proporre una diversa visione che viene sintetizzata in tre parole, ma del Parigi di Roma. Cioè, si dice che i legittimisti italiani e napoletani in particolare debbano concentrarsi per aiutare Carlo VII a tornare sul proprio trono, quindi conquistare la cristianità, la Spagna, le Spagne. Poi, una volta stabilito sul suo trono, Carlo VII avrebbe potuto aiutare il Consiglio Enrico V a riconquistare il legittimo trono di Francia, e a quel punto le due grandi nazioni, la cristianissima Francia e la cattolica Spagna, unite, avrebbero potuto restaurare il papato. Successivamente il ritorno dei re legittimi di Napoli, di Toscana, di Modena, eccetera, eccetera, sarebbe stato qualcosa di naturale. Però in quel momento si comprendeva che il punto da seguire nell'immediatezza era quello di combattere in Spagna sotto le insegne di Carlo VII. E concludo facendo riferimento, visto che si è detto che il carlismo non è qualcosa di solo ispanico, ma è più ampio, al carlismo per napoletani, che tra l'altro è il titolo di un libro che ho curato io, e che riprende il nome dalla monopera di Michele Lusso, carlismo per ispano-americani. Lì lui mostrava come il carlismo fosse perfettamente connaturato al mondo ispano-americano, perché c'erano radici comuni. Io cercavo di fare lo stesso ragionamento, vedere se era possibile applicare il carlismo anche al Regno di Napoli. E in effetti, studiando il pensiero politico napoletano del 5-600, si evince con molta chiarezza che esiste un pensiero politico sviluppatosi nel nostro regno che è perfettamente parallelo a quello che si sviluppava nel continente di Spagna, cioè caratterizzato ad esempio dal rifiuto dell'assolutismo, dalla presenza delle società intermedie. E tra parentesi vi consiglio di andare a vedere su YouTube un video del principe di Bellissano che parla del ruolo che avevano le arciconfraternite come questa nella vita politica napoletana. Noi siamo abituati ad avere una visione del mondo per cui è lo Stato che giustifica, dà valore a tutte le associazioni esistenti nel suo territorio. Nel sistema di agricoltura era esattamente l'esatto contrario: esistevano tutte queste varie
associazioni, confraternite, nel caso di Napoli particolare i sedili, le università, le corporazioni, e tutte queste unite formavano lo Stato e giustificavano loro lo Stato, non viceversa. E lo Stato non poteva contrastarle perché altrimenti cessava la propria sarebbe venuta la propria unità. Ebbene, il pensiero napoletano è perfettamente coerente con quello ispanico, e in particolar modo c'è un elemento che caratterizza la monarchia, la visione monarchica di tipo ispanico, il pensiero tradizionale ispanico. Perché continuo a usare questa parola? Perché appunto rispetto ad altri pensieri tradizionali che potremmo definire europei, con un termine che sarebbe piaciuto a Francesco di Settegada, che sono sostanzialmente assolutisti, il carlismo, che è il pensiero tradizionale ispanico, prevede a fianco della legittimità di origine la legittimità di esercizio. La legittimità di origine è quella che stabilisce chi debba essere re. Siamo a Napoli, non è possibile non pensare, ad esempio, alla via Filippa tra i due cugini della casa di Borbone, Don Carlo e Comello, i quali cercano di interpretare in un modo o nell'altro l'atto di Canna per giustificare la propria prevalenza musulmana. Questa è una questione di diritto, di legittimità di origine. La legittimità di esercizio invece in cosa consiste? Viene dopo, evidentemente, la legittimità di origine, quando il re ha iniziato a governare, e stabilisce che abbia diritto a governare non soltanto in quanto discendente di re e non certo a un certo grado, ma in quanto re cattolico, che rispetti perfettamente prima di tutto la religione del regno che è chiamato a dirigere, e poi anche le leggi, perché le leggi che nell'antico regime nascevano dal basso dovevano essere rispettate dal re, che non poteva assolutamente permettersi di cambiarle, altrimenti andare incontro a una rivolta come quella di Nazareno, che è molto diversa da quella che sono sempre raccontato a scuola, che in realtà è una rivolta di tipo tradizionale, nel senso che vuole ristabilire l'antica legge perché viene imposta una nuova tassazione, e non è previsto che il termine poi possa essere imposto. Quindi la legittimità di origine che viene superata dalla legittimità di esercizio, e il concetto di legittimità di esercizio lo si trova nel corso dei secoli del pensiero politico napoletano, lo dice Giovanni Lanaria nel 500, lo dice suo nipote Francesco Lanaria nel 600, lo dicono altri autori, perché si può trovare una scuola di pensiero napoletano che non è esattamente una scuola di diretto contatto tra docente e discente, tra maestro e allievo, ma c'è chi riprende anche a distanza di tempo il pensiero precedente, perché essendo un pensiero tradizionale è un pensiero sostanzialmente sempre eterno. Nell'Ottocento ovviamente il pensatore massimo è il principe di Canosa. Nell'Ottocento io individuo come pensatori un napoletano, diciamo, acquisito anche se di lontano origine, Francesco di Settegada, e il suo fraterno amico a Napoli, Silvio Vitale. Ovviamente non c'è tra Silvio Vitale, le persone anagrafiche, e il principe di Canosa un rapporto diretto, però è chiaro che c'è una continuità del pensiero del Bordato, perché l'Italia ha riscoperto il pensiero di Canosa, che è un pensiero validissimo, ripeto, e quindi eterno. E concludo dicendo, ricordando che uno dei motti del principe di Canosa era quello di rifiutare l'assolutismo, a differenza di quello che si pensa, perché erroneamente, cioè, o meglio,
leggenda nera che lo ha bollato come assolutista, e tutt'altro che un assolutista. Invece De Cadone diceva: non può esistere monarchia senza aristocrazia, perché altrimenti sarebbe tirannia, non può esistere aristocrazia senza monarchia, perché altrimenti sarebbe anarchia. Quindi il pensiero di Canosa è parallelo a quello carlista, e non fu un caso che Canosa morì nel 37, quindi a guerra, prima guerra carlista iniziata da poco, dal 33 alla 40, egli però scrisse a Ferdinando II queste fatidiche parole: non vedo, vedo il caos dappertutto, tutte le corti d'Europa, tranne che nel campo di Montanus. Questo perché riconosceva la validità del pensiero, aveva compreso che non era una persona semplicemente dinastica, ma era in base a una visione del mondo opposta a quella liberale e assolutista. E quindi concludo definitivamente dicendo che il pensiero carlista è tuttora valido e, ripeto, essendo un pensiero tipo tradizionale, era valido nell'Ottocento ai tempi di Carlo V, era valido all'inizio del Novecento ai tempi di Carlo VII, e valido ai nostri giorni ai tempi di così storico di mondo. Grazie per l'attenzione. Io ho scritto, ho accelerato anche le conclusioni per pubblicare questo volume di sintesi sulla storia del carlismo, che vuole essere soltanto una premessa a tutta la storia del carlismo in Italia. E abbiamo dei validi motivi per sostenere il carlismo. Un primo motivo è il rapporto dinastico con la dinastia carlista, perché per matrimonio e per nascite, per metà i sovrani della casa reale carlista di Spagna appartenevano alla penisola italiana. Un secondo motivo è per due secoli in Italia c'è stato lo sviluppo di una dottrina politica cattolica di ispirazione carlista, anche quando non lo si affermava pubblicamente. Infatti ho fatto un primo capitolo di premessa che riguarda tutto il Settecento della penisola italiana, che è un Settecento anti-illuminista, anti-regalista, un Settecento in difesa del primato cattolico, in difesa della Chiesa cattolica contro tutte le aggressioni che nel corso del Settecento hanno minato la Chiesa. Dall'illuminismo francese alla rivoluzione francese alla politica pratica che aveva introdotto Napoleone venendo in Italia, il quale appena arrivava in Italia, in qualsiasi città e gli andasse, faceva due cose: la prima era di aprire una loggia massonica, la seconda di derubare le chiese e tutte le istituzioni religiose di opere d'arte, di libri, cose che oggi si trovano in quella grande associazione a delinquere che è il Louvre, che raccoglie e il deposito veramente di tutta l'Europa cattolica. E la politica che questi scrittori cattolici fecero in Italia era la stessa politica che i filosofi cattolici spagnoli facevano prima che si arrivasse a identificare attraverso il carlismo quel tipo di battaglia. Poi abbiamo tutta questa serie di pronunciamenti, di prese di posizione delle famiglie reali dell'Italia pre-Italia, che sono tutte a favore del carlismo, tranne la politica del Granducato di Toscana. Il Granducato di Toscana, che era retto dalla famiglia, da un ramo secondario della famiglia imperiale d'Austria, era condizionato da una mentalità di tipo giuseppino. Non a caso, una rivista cattolica che si pubblicava già nel 59, diretta da Don Margotti, era proibita in Toscana, perché era una rivista chiaramente cattolica, dichiaratamente anti-liberale, e questo non andava bene col compromesso che avevano fatto i cosiddetti conservatori
cioè i metternicchiani, che volevano salvare gli uomini usciti dalla rivoluzione francese, facendoli prendere una posizione separata da quelle che erano le idee originarie, che era una grande contraddizione. Noi abbiamo questo primo periodo, ad esempio in Piemonte, Carlo Alberto è schierato e finanzia la prima guerra carlista, tant'è che nel 1845, quando il re Carlo V va in esilio prima in Francia e poi passa da Nizza e la Sabauda per andare a Trieste, viene ricevuto con tutti gli onori dal comandante militare della Piazza Forte di Nizza, che era il figlio di Joseph Lemestre, su ordine del suo sovrano, Carlo Alberto. Improvvisamente c'è, e poi il ministro degli esteri dello stesso sovrano, Clemente Solari della Margherita, era dichiaratamente carlista. Il mistero, ecco, su quello dobbiamo ancora approfondire, il mistero di Carlo Alberto è il 1848, quando lui passa improvvisamente al liberalismo. Io non voglio aprire questo capitolo perché è fonte di tante interpretazioni. Fatto sta che i due figli del re Carlo V, Carlo VI e suo fratello Don Juan, erano, anche per problemi economici, erano stati arruolati e erano stati inseriti nei ruoli degli ufficiali dell'esercito piemontese. E entrambi nel 1848, quando c'è la guerra tra il Piemonte e l'Austria, lasciano l'esercito piemontese per motivi di coerenza. La Ducato di Toscana abbiamo parlato. Il Ducato di Parma, che si trovava a Lucca e proprio in quel periodo per la morte della duchessa Maria Luisa era rientrato in possesso anche di Parma, Carlo Ludovico II fa un pronunciamento a favore di Carlo V e muta lo stemma della Casa Reale di Parma, la Casa Reale di Parma e tutti i rami collaterali dei Borbone e Spagna avevano una cordura rossa. Lui fa inserire, proprio per prendere le distanze da tutti gli altri e soprattutto dal ramo liberale di Spagna, fa inserire, che quello era lo stemma del Duca d'Angiolo, fa inserire 8 conchiglie, proprio a ricordo di Santiago, all'appartenenza alla monarchia cattolica spagnola. Nel Regno delle Due Sicilie c'è una storia molto curiosa. Ferdinando II si schiera, nonostante avesse una sorella, che era stata la regina liberale dalla quale era nato il problema della figlia Isabella e quindi l'errata successione, e nonostante un'altra sorella, Carlotta, che fu l'anima nera di questa dinastia e che fu alle origini del complotto contro la legittima successione in Spagna, Ferdinando II si schiera in difesa della monarchia legittima, in difesa di Carlo V. Per questo motivo lui fu anche accusato, anche dai liberali, di aspirare al trono di Spagna, perché in effetti se la famiglia legittima di Carlo V non avesse avuto eredi, la successione sarebbe spettata ai Borbone delle Sicilie. E qui si apre un altro capitolo che forse sarà il caso di tirar fuori con molta, molta delicatezza, perché alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ci fu un grosso scontro tra la monarchia legittima rappresentata da Carlo VII e il conte di Caserta, perché il conte di Caserta, che fino alla guerra di Spagna era stato un leale servitore del tradizionalismo, improvvisamente passa al liberalismo, autorizza il matrimonio del figlio con una figlia di una rappresentante della monarchia illegittima spagnola e al tempo stesso manda nell'esercito spagnolo altri due figli, l'esercito spagnolo liberale. Questo creò una grossa crisi nella famiglia reale legittima di Spagna, tant'è che la successione poi passò ai Borbone Parma, proprio perché erano stati ritenuti decaduti i Borbone Due Sicilie. Non a caso, quando nel 1938 ci sono a Roma, c'è la traslazione da Arco a Roma della Salma di Francesco II, i Parma ci sono. Ci sono per coerenza. E questo è un altro capitolo in cui, se sarà il caso, con tutte le da approfondire. Ma la cosa interessante è che fino al Risorgimento la battaglia a favore del carlismo è anche una battaglia dinastica. Tant'è che ci sono dei matrimoni
con le varie famiglie reali italiane e il calvinismo. A Napoli una sorella di Ferdinando II sposa Montemolin, il conte di Montemolin, che è il successore dal 1845, il successore di Carlo V. A Modena una figlia di Francesco IV, una sorella di Francesco V, Maria Beatrice, sposa il fratello del conte di Montemolin, Don Juan, dal quale nasceranno due figli che vengono all'inizio educati a Modena o al Cataio vicino Padova, per poi andare all'estero quando cade la famiglia ducale di Modena nel 1859, e cioè Don Carlos e Don Alfonso Carlos. Don Carlos diventerà il re legittimo di Spagna e farà la guerra dal 1872 al 1876 in difesa della monarchia, in difesa del cattolicesimo. E la cosa curiosa è che in Italia c'è tutta una serie di quotidiani cattolici che avevano cominciato a uscire e sui quali la stampa democristiana ha steso un silenzio impietoso, perché erano schieratamente in politica estera a favore del conte di Chabot e di Carlo VII, perché entrambi rappresentavano l'alternativa cattolica al liberalismo ormai imperante e al protestantesimo diffuso da Bismarck e dalla Germania che si stava imponendo, quando l'astro di Napoleone, Napoleone III, era ormai al tramonto nel 1870. Giungiamo al 1870, che questo è un capitolo che riguarda il liberalismo, perché da tutta Europa ci fu un appello ai cattolici, ai giovani cattolici, per andare a Roma in difesa della libertà della Chiesa e dell'indipendenza del pontefice Pio IX. Tra questi accorre il fratello di Don Carlos, Alfonso Carlos, e quando finisce la battaglia di Roma, Alfonso Carlos rientra dal fratello in Svizzera e poi c'è la battaglia in Spagna. Bene, nella battaglia di Spagna molti ex giovani pontifici, compresi moltissimi italiani, accorrono a combattere, tant'è che viene organizzato un battaglione di zuavi carlisti, perché erano quei carlisti militari che avevano fatto parte dei due reggimenti degli zuavi pontifici. Nell'arco di tutte queste figure abbiamo varie testimonianze in Italia, a Roma, a Milano, gruppi di persone che stavano per partire per la Spagna vengono arrestati, vengono processati e tenuti per pochi mesi, ma tenuti in carcere. Nella guerra del 1876 muore il conte Marulli, che era un aiutante del conte di Caserta, muore a Irun. E un altro capitano lombardo dell'esercito pontificio, che faceva il giornalista per conto di un quotidiano definito umoristico romano, anche lui muore nella stessa battaglia. Insomma, ci sono queste testimonianze. C'è stata la terza guerra carlista, il carlismo diventa un movimento dottrinale, con gli stessi temi, con le stesse tematiche, cioè difesa del mondo cattolico in una società sempre più laicizzata, sempre più favorevole al protestantesimo, sempre più aperta alle idee che poi verranno sintetizzate da questa Europa nefasta che tanti lutti economici sta portando alla nostra società. Con l'inizio del Novecento in Italia ci sono alcune figure che si avvicinano al carlismo, figure degli intellettuali, ad esempio a Trieste c'è Oscar de Incontrera, di origine spagnola, che si avvicina ad Alfonso Carlos e conduce una battaglia sul piccolo di Trieste con degli articoli che pubblicheremo per testimoniare il loro coinvolgimento. A Roma abbiamo l'avvocato Remo Renato Petito, che anche lui parteciperà alla crociata del 36 come ufficiale carlista. Ecco, sono tutte testimonianze che costituiscono un filo continuo, un filo della memoria, per venire al dopoguerra. Nel dopoguerra assistiamo a proprio come la Fenice che risorge dalle ceneri. Noi dobbiamo alla presenza a Napoli, all'arrivo a Napoli del professor Francisco Elias de Tecada, che era venuto a Napoli per studiare i giuristi napoletani
del periodo che lui definisce arabo, nel periodo del regno di Napoli di carattere ispanico. E in questa sera venuta a Napoli, fra le tante conoscenze che incontra, fra i professori universitari che incontra e respinge perché li reputa profondamente ignoranti, trova la figura di un giovane avvocato, Silvio Vitale, che è affascinato e permeato dello spirito storico napoletano. I due si incontrano e da questo incontro il seme che germoglierà sarà nel 1960, cioè nel centenario della unificazione italiana, la nascita dell'Alfiere, questa rivista cui il figlio ne continua lo spirito e la rivendicazione degli stessi principi. Ecco, il successo di Elias De Tejada è stato proprio questo, di aver messo il seme del carlismo nell'avvocato Vitale, il quale fonda questa rivista e che ha per sottotitolo Rivista Tradizionalista. Ora, dire tradizionalismo e dire carlismo sono due sinonimi. Vitale crea una scuola, non dimentichiamo che vicino a lui c'è Ferrola, che scrive vari articoli che sono rimasti su riviste abbastanza scientifiche, diciamo di quella che possiamo definire la destra degli anni 70 dell'Italia. E poi l'altro miracolo di Elias De Tejada è aver trasferito la mentalità carlista a due giovani ispanisti, prima a Giovanni Allegra e poi a Paolo Carucci. I due, che non si conoscevano, Giovanni Allegra era siciliano, Paolo Carucci era di Ascoli Piceno, i due si incontrano nel 1962 a Lecce come agenti ufficiali di fanteria per il servizio militare. La cosa curiosa che mi è stata detta da Paolo Carucci e me l'ha dimostrata una volta a casa sua con l'Alfiere del 62 tra le mani: questa rivista è rifiutata da Giovanni Allegra e dice, vedi, se tu vuoi capire che cos'è il tradizionalismo, tu devi seguire questa rivista. E lì cominciano ad approfondire. E i due, prima era stato in Spagna Giovanni Allegra, successivamente ci va Carucci, entrambi vengono ospitati dal professor Francisco Elias De Tejada, che li avvia alla loro attività professionale. Carucci, quando torna, decide di fondare nel 1971 un qualcosa. Quando in Italia stava nascendo il terrorismo, cioè per esprimere la protesta contro il terrorismo, che era, lui individua assieme a Giovanni Allegri le cause del terrorismo nella società liberale che aveva prodotto queste schegge impazzite. Allora dice, noi a Cimitero del Tronto è finito il regno ed è nata la protesta contro il liberalismo, noi dobbiamo riunirci lì per fare un pranzo, per fare una cena. Comincia goliardicamente questa associazione, questo incontro annuale, che nel corso degli anni si è perfezionato con tutte le contraddizioni tipiche di noi italiani e si cerca di portare avanti. Ormai siamo dal 71, quest'anno celebreremo il 54esimo incontro, in maniera si è perpetrato questa volontà di portare avanti lo spirito del tradizionalismo, perché attorno a noi c'è il pericolo del conservatorismo. È un pericolo dal quale noi ci dobbiamo sottrarre, e ci possiamo sottrarre soltanto abbracciando, difendendo e portando avanti gli ideali del tradizionalismo. Monarchia cattolica, difesa dei ceti popolari, spirito anti-europeo, nel senso di la nostra Europa è quella che vediamo in tutte le città, quasi sono le cattedrali, i castelli, l'Europa fatta dai monaci benedettini, la trasmissione nel tempo di tutti i testi romani che loro umilmente avevano trascritto, per affinarli, quella è la nostra Europa, non certo l'Europa dei banchieri, l'Europa delle multinazionali, l'Europa anonima, l'Europa delle guerre. Allora il carlismo rappresenta questo. Io spero che il Signore mi dia i documenti, li ho tutti nelle valigie,
perché le fotocopie bisogna tenerle in ordine, e in casa, tra casa, cantina, altra casa, figlie, il materiale c'è, spero di avere, che il Padre Eterno dia il tempo per poter portare a termine queste cose. Voglio concludere con un qualcosa che dovevo dire all'inizio. Noi siamo nel giusto, e siamo nel giusto perché qui ci sono tre personaggi che possono dimostrare di conoscersi da 50 anni per motivi dottrinali e politici. Non direttamente con Gianni Turco, ma col fratello. E poi indirettamente ci frequentavamo, Daniele, con Andolfo, abbiamo fatto una battaglia, una milizia, abbiamo cominciato da monastici e siamo arrivati a perché abbiamo capito che la strada del futuro è il tradizionalismo. Penso di aver detto tutto, siamo solo all'inizio. Con la buona volontà noi ce la metteremo tutta, ripeto, perché senza arroganza e senza presunzione, ma noi siamo nel giusto. Il numero sta dalla parte della materia. Lo diceva San Tommaso. Bencio Ferrer, che ha scritto un'opera monumentale di 30 volumi per Carlino dalle origini fino alla guerra di Spagna. Poi è stato implementato questa opera con la ricerca da parte di Manuel de Santa Cruz di documenti, appunti per la storia del carlismo contemporaneo, che sono altri 30 volumi, ovviamente un'opera che non dovremmo mai cercare di tradurre, ma che si può leggere perché si trova assolutamente su internet, sono raccolte i documenti. Maurizio ha fatto il lavoro contrario, cioè ha scritto prima, dopo 30 volumi di storia, Bencio Ferrer scrisse una sintesi molto agile e di alta qualità, intitolata Breve storia del tradizionalismo europeo e su Spagna. Maurizio fa di contare, ha scritto prima il sunto e poi ci ha promesso un'opera che dovrebbe essere di almeno 5 volumi, con alcuni più tomi, con la storia attenta dei rapporti tra la penisola italica e il carlismo nel corso di questi due secoli e con l'apporto di numerosi documenti che dimostrano un interesse presente sull'argomento. Passo la parola al professor Di Turco, non senza aver ricordato un attimo che per la collana ha scritto un testo di commento a un'antologia sempre curata di scritti del professor Francesco Inglese Secala, Le radici della modernità. Per i suoi Solfanelli non è uscito nella collana, però è praticamente identico un testo di sempre del stesso professore estremegno madrilegno intitolato Sardegna Spagnica. Lo cito con simpatia questo testo, sia perché il professore ha avuto la gentilezza di farmi scrivere una postazione intitolata Elogio dell'intolleranza, e sia perché è molto sintetico questo testo, pur parlando di qualcosa di lontano da noi, non molto vicino come la Sardegna, è molto sintetico perché spiega molto bene come funzionava l'antico regime di un regno che aveva la fortuna di stare sotto la corona delle Spagne. Però c'è anche un altro elemento, trovo curioso, che Francisco di Segala diceva che Napoli era la perla più bella della corona del regno di Spagna. E in effetti, se noi pensiamo all'opera sulla Sardegna che va dal periodo aragonese fino al 1860, quindi fino alla fine del regno di Sardegna in quanto tale, perché in Italia,
pensatori sono tutti contenuti in un solo volume. Quando le edizioni controcorrente hanno pubblicato Napoli Spanico, sono voluti 5 volumi e l'opera non è completata, perché arriva fino al regno di Filippo IV e Francesco di Assisi Galli non riuscì a scrivere il sesto volume, che era quello appunto sul regno di Riccardo Sottomarino. Noi abbiamo anche ipotizzato un'opera scritta più male sul periodo di Carlo II a Napoli, e sono venute qualcosa con una bibliografia di circa 900 testi che è pubblicata, studiata, pubblicati nel semplice pieno di regno di questo ultimo di Spagna. Quindi questo per riposare la grandiosità del pensiero napoletano e ispanico, e quando esso purtroppo goda di una cattiva fama dovuta alla leggenda nera liberale, per cui noi in realtà disprezziamo un periodo che invece dovrebbe assolutamente inondarci. Non parlo più e lascio la parola a Anzitutto, si tratta di una iniziativa unica, unica, certamente nella penisola italica, unica nel panorama della pubblicistica di argomento storico-politico, e potremmo dire unica non solo nella penisola italica, ma probabilmente in tutto il cosmo delle culture neolatine di area geografica europea. Questa collana veramente non ha termini di paragone sotto il profilo obiettivo, sotto il profilo qualitativo, sotto il profilo documentario. E questo ancor di più emerge se si commente al fatto che l'Italia ha comunque, quando dico Italia ovviamente mi riferisco ad un cosmo culturale ovviamente, non altro, se si commente, dicevo, al fatto che l'area italica è quella nella quale maggiormente è presente la pubblicistica dedicata al pensiero di Elias De Cada. Credo che non ci sia, salvo che ovviamente in area strettamente peninsulare ispanica, credo che nelle altre aree culturali non ci sia al momento attuale nulla di simile. In Italia sono stati pubblicati appunto molti testi in italiano, molti testi di Elias De Cada. Veniva segnalato prima Sardegna ispanica, Napoli spagnola, Napoli ispanico, 5 volumi, e Sardegna ispanica, è stato detto molto bene, è un capolavoro. In meno di 300 pagine si dà conto, nell'arco di secoli che va dal XIII al XVIII, di un cosmo storico, di una civiltà, quella sarda, ma della Sardegna, della tradizione, della Sardegna cattolica, della Sardegna ispanica, in meno di 300 pagine. È stato menzionato ancora l'opera monumentale di Elias De Cada sulla cultura non solo giuridica, ma anche politica, ma anche letteraria e così via del regno appunto di Napoli di epoca ispanica. Ma non solo, in italiano è stato pubblicato e poi ripubblicato il carlismo, traduce il notissimo che è il carlismo. Che cos'è il carlismo? È stato pubblicato e poi ripubblicato La monarchia tradizionale, sempre di Elias De Cada, e poi sono state pubblicate 3 antologie di testi di Elias De Cada: Europa, tradizione, libertà, in fondo potremmo dire il testo
di filosofia politica che Elias De Cada non è riuscito a scrivere per ovvie ragioni dovute alla prematura scomparsa, le radici della modernità, come si diceva poco fa, che raccoglie testi, potremmo dire, di diagnosi della modernità, dell'epoca della modernità, e ancora ultimo ma spero non ultimo, bene, la filosofia del diritto pubblico di Elias De Cada, che raccoglie contributi di carattere filosofico e giuridico particolarmente attenti sia al tema del diritto naturale sia al tema dei rapporti tra pensiero giuridico e pensiero politico. Ebbene, la collana di studi carlisti comunque colma un vuoto, merito del curatore, merito obiettivo, inimitabile, e appunto aver colmato questo vuoto, aver offerto un contributo decisivo non semplicemente alla documentazione, ma all'intelligenza politica, alla formazione intellettuale, ad una conoscenza che si offre e che prende, potremmo dire, ad un intelletto d'amore, perché appunto certi temi e certe tesi possano portare frutto, possano appunto germogliare. Dunque, merito indubitabile, dicevamo, della collana di studi carlisti, pur in un contesto che vede una presenza forte della pubblicazione, della traduzione dei testi di Elias De Cada. Il carlismo, infatti, e questo è stato giustamente e a più riprese rimarcato, il carlismo infatti non ha un puro interesse filologico, non ha un puro interesse storico, certamente ha anche un interesse filologico, ha anche un interesse storico, ma attenzione, non ha puramente una esemplarità tipologica, non è puramente l'espressione di un passato tenacemente vitale, ma è soprattutto il carlismo dotato obiettivamente, intrinsecamente, di un interesse teoretico, filosofico, dottrinale. È dotato di una esemplarità non puramente tipologica, ma obiettivamente teoretica. E quindi in questo senso, proprio nella sua capacità di restituirci sotto il profilo, potremmo dire, della rappresentazione e sotto il profilo dell'intelligenza, un cosmo storico, un cosmo tradizionale, ci offre un pensiero che ha caratteristiche permanenti, che ha caratteristiche quindi in questo senso di obiettiva attualità. Ma chiediamoci, detto questo, fatta questa premessa, chiediamoci che cos'è il carlismo? Che cos'è il carlismo? Molto è stato già in precedenza presentato. Torniamo però al punto. Per così dire, per non lasciare nulla di implicito, una presentazione ovviamente del tutto essenziale. Ebbene, che cos'è il carlismo? È stato scritto giustamente che il carlismo è al tempo stesso una bandiera dinastica, una continuità storica, una dottrina giuridico-politica. Tutte e tre le cose. Una bandiera dinastica alla legittimità, il principio di legittimità sotto il profilo dinastico. È una continuità storica, certo, la continuità storica delle Spagne al plurale, della civiltà ispanica, della civiltà cattolica incarnata, realizzata, che ha dato frutti
non solo nella penisola ispanica, ma dovunque è giunta appunto la civica ispanica. Ed è una dottrina giuridico-politica, il tradizionalismo politico. Molto bene è stato detto in esordio, si va di dottrina non è sinonimo di ideologia, anzi, dottrina esclude ideologia. L'ideologia è un pensiero autopostulatorio e potremmo dire una opinione che pretende di essere assolutizzata in maniera autoreferenziale. Una dottrina è frutto di una elaborazione intellettuale che ha basi autentiche, oltre ad avere ovviamente una coerenza interna. Ebbene, il carlismo è stato un movimento politico, come è stato ricordato, sorto in Spagna, potremmo dire in maniera esplicita, tematica, nel 1833 alla morte di Ferdinando VII, rivendicando la legittimità del trono per Carlo Maria Isidro, dove appunto l'appellativo di carlisti per coloro i quali sostenevano la legittimità di Carlo Maria Isidro, al quale spettava, secondo il diritto successorio, la corona di Spagna, appunto alla morte di Ferdinando VII, in quanto fratello del re appena defunto, mancando il re di eredi maschi diretti. Mentre, in forza di una pragmatica di Ferdinando VII del 1830, il trono sarebbe andato alla figlia Isabella, avendo come reggente la madre Maria Cristina, vedova appunto di Ferdinando VII. Questa drammatica di Ferdinando VII, come fu osservato a suo tempo, come è stato successivamente ricordato, questa drammatica, la drammatica di Ferdinando VII, fu pubblicata contro la legge fondamentale del 1713, senza convocare le cortes, che avrebbero dovuto avere, tra l'altro in questo caso, mandato specifico a discutere il punto, e senza prendere in considerazione la valutazione dei diversi regni ispanici. Ne scaturirono, e anche questo è stato opportunamente ricordato, tre guerre carliste. 1833-1840, 1847-1849, 1872-1876, tre guerre combattute per molti anni sul suolo appunto della penisola iberica. Tra 1868 e 1836 in particolare, il carlismo è un movimento politico molto popolare, di grande risonanza e di grande radicazione e con ampio consenso. Il carlismo nel 1936-39 dà un contributo decisivo alla guerra civile, che fu chiamata, come è noto, crusada, e il carlismo ancora si distende in una continuità ideale, culturale e sociale che dura fino ai nostri giorni, con modalità di presenza diverse certamente, ma con una continuità ideale innegabile. Nella sostanza, come è stato opportunamente ricordato, nella sostanza il carlismo rappresenta la tradizione cattolica delle Spagne di fronte alla linea assolutistico-liberale del partito isabellino e poi successivamente, è chiaro, di fronte agli sviluppi della modernità. In sostanza dunque il conflitto tra il legittimismo carlista e la monarchia ormai liberale non è un conflitto puramente dinastico, è un conflitto ideale, è un conflitto che pone in rilievo una divaricazione ideale netta, evidente e obiettivamente verificabile. Al riguardo propongo tre precisazioni riguardo alla natura del carlismo, all'anima, per così
è stato già ricordato, il carlismo evidenzia che la legittimità politica non è semplicemente legittimità di origine, ma è anche e anzitutto, come d'altra parte avevano già evidenziato i classici del pensiero politico, è anche ed anzitutto legittimità di esercizio. Legittimità di esercizio, cioè rettitudine, fedeltà nell'esercizio dell'autorità, rettitudine, fedeltà al compito, a quanto presuppone ed a quanto richiede. Perdendo la legittimità di esercizio, in definitiva si perde anche la legittimità di origine. La legittimità di esercizio è il criterio di giudizio della legittimità di origine, è decisiva. Il carlismo rimarcherà qui che perdono la legittimità i principi, i re che hanno aderito ai principi della rivoluzione. Perdono la legittimità, perdono ipso facto. Dunque, perdendo la legittimità, non hanno più titolo a rivendicare alcunché per quanto riguarda i diritti appunto di successione. Secondo punto, il carlismo è sostenitore della continuità storica e dell'unità cattolica delle Spagne. Dunque rivendica l'eredità piena e integrale della missione universale delle Spagne. E io se decada dirà, scriverà, il compito della mia vita è stato studiare l'essenza dell'ispanico. E risponderà, l'essenza dell'ispanico consiste nella universalità. Universalità. Dunque, l'ispanicità nella sua condensazione ideale, sostanziale, è universalità. Universalità di civiltà, potremmo dire perfezionamento del naturale nella sua elevazione sovrannaturale. Dunque, continuità della missione universale della monarchia ispanica che, come appunto porrà in rilievo Ediazzetecada, è stata monarchia federativa, rappresentativa, forale e missionaria. Dunque, nulla in comune con le monarchie assolutistiche appunto del secolo XVIII e poi nulla in comune a maggior ragione con le monarchie, potremmo dire, costituzionali del secolo XIX. Terza considerazione al riguardo, beh, il carlismo esprime, condensa, specifica, declina il pensiero politico classico cattolico. Anche da questo punto di vista il carlismo si fa apprezzare come qualcosa di universale. Ecco perché si può parlare di un carlismo per ispano-americani, per italiani nel senso di appartenenti ad un cosmo storico ovviamente e così via. Il carlismo esprime, condensa, specifica, declina il pensiero politico classico cattolico che ha le sue radici nella Grecia classica di Platone, Aristotele, nella Romanità nei suoi momenti più alti, per esempio con Cicerone, che pensiero politico che è stato sviluppato dagli scolastici, particolarmente da San Tommaso, che è stato continuato dagli autori della seconda scolastica e che in certo modo è stato fissato nei principi della dottrina sociale della Chiesa. Dunque il carlismo ha un'importanza che va ben al di là dei confini di spazio e di tempo nei quali si è manifestato sotto il profilo storico e nei quali si è, potremmo dire, affermato acquistando notorietà appunto sotto il profilo diacronico. In particolare, che cosa caratterizza il pensiero politico carlista? Il primato del bene comune, il realismo che attinge alla lezione dell'esperienza, il diritto come determinazione di giustizia, la dottrina dei fueros, dei corpi intermedi, dei diritti particolari, dei municipi, delle province, delle
delle corporazioni, il rilievo civile e politico della tradizione religiosa, il fondamento teologico dell'autorità. Dunque, il carlismo va bene al di là dei confini storici che ne hanno disegnato, potremmo dire, l'affermarsi, e si presenta ai nostri occhi, agli occhi di ciascuno studioso, agli occhi di ciascun soggetto che voglia accostarsi ad esso veramente con animo scevro da presupposti ideologici, si presenta con carattere di obiettiva universalità. Esemplarità del carlismo, pregio specifico, potremmo dire, della collana di studi carlistici è quello di presentare il carlismo in maniera esemplare, non in maniera erudita, certo, avvalendosi ovviamente della necessaria documentazione, ma in maniera esemplare. Il carlismo ha un carattere paradigmatico per il pensiero politico, per il pensiero politico che voglia essere, come è stato scritto dagli autori di civiltà cattolica nel secolo XIX, antitesi perfetta della rivoluzione. Ecco, il carlismo fu riconosciuto in questi termini: antitesi perfetta della rivoluzione, potremmo dire dello spirito illuministico, dello spirito razionalistico, poi dello spirito liberale, e poi potremmo continuare, socialista e quant'altro. Esemplarità del carlismo, esemplarità dottrinale, certamente, ma attenzione, di più. Durante l'età della Restaurazione si pone un problema terribilmente serio, si pone un problema ineludibile. Dopo la sconfitta di Napoleone, dopo la sconfitta, almeno potremmo dire, militare, dei regimi originati immediatamente dalla Rivoluzione Francese, si pone il problema, quale civiltà restaurare? Qual è il mondo che deve succedere alle convulsioni rivoluzionarie? Battuto Napoleone, battuta, potremmo dire, l'espressione almeno macroscopicamente militare della rivoluzione, che cosa occorre fare? Quale mondo, sotto il profilo politico, giuridico, sociale, quale mondo, per così dire, occorre ricostruire? Ebbene, l'autore che più ha lavorato su questo, potremmo dire in maniera costruttiva, cioè cercando di recuperare un modello, di proporre un modello autenticamente alternativo alla rivoluzione, l'autore che più ha lavorato su questo è stato Louis-Antoine de Bonald, l'autore, potremmo dire, più costruttivo del pensiero controrivoluzionario della prima metà dell'Ottocento. Ma quando de Bonald cerca di ricostruire, potremmo dire, di restituire un'immagine della società tradizionale, a quale modello attinge? Beh, alla Francia del Settecento, cioè una Francia già abbondantemente permeata dal razionalismo e dall'assolutismo. Era in fondo il modello prossimo che certamente Bonald si sforza di pensare, non di fotografare semplicemente, di pensare, ed era il modello che in certo modo De Bonald vuole che subentri a tutto ciò che è il legato della rivoluzione. Ma ripeto, questo è un modello comunque ipotecato dal razionalismo, ipotecato dalla modernità. Sempre nella prima metà dell'Ottocento c'è una ripresa del Medioevo, particolarmente in area francese, di studi sul Medioevo, ma è un Medioevo tipizzato, è un Medioevo soprattutto
fissato nella rappresentazione del XIII secolo, in fondo è un modello, diciamo così, lontano, obiettivamente lontano, ed è un modello che rischia di essere presentato, almeno rappresentato, in termini romantici. Lo sforzo di Bonal, lo sforzo degli altri autori che hanno cercato di pensare il mondo della tradizione come autentica alternativa alla rivoluzione, è in qualche modo uno sforzo incompiuto, è in qualche modo uno sforzo appena, potremmo dire, agli esordi, e che in fondo conosce solo deboli sviluppi, solo, potremmo dire, qui e lì degli accenni, spezzi all'opera di Frédéric Leblay e di La Tour du Pin e di altri autori che si sono sforzati di pensare la organicità della vita sociale. Ebbene, il carlismo non ha bisogno di ripescare modelli antichi, non ha bisogno di recuperare un passato rispetto al quale c'era stata una obiettiva frattura, o almeno una frattura profonda sotto molti profili. Il carlismo presenta un modello concreto, vivente, consapevole di sé, espresso in un cosmo storico, un modello che sostanzialmente, quello della Spagna cattolica, quello della Spagna tradizionale, un modello che non aveva conosciuto fratture. Anche l'umanesimo spagnolo non è stato caratterizzato da quella frattura in senso neopagano che ha caratterizzato per esempio il cosiddetto Rinascimento, particolarmente nella penisola italica. Dunque, il carlismo si presenta come il modello di un mondo fondamentalmente, sostanzialmente, non minato, non ipotecato dalla rivoluzione. Di più, il carlismo pensa la tradizione, vuol essere consapevolezza della tradizione, ma pensa la tradizione non in termini sociologici, non in termini storicistici, non in termini gnostici, pensa la tradizione in termini etico-assiologici, etico-politici. Di qui quindi il carattere terapeutico, su cui diremo qualcosa di qui a qualche istante, il carattere terapeutico del modello e della dottrina del carlismo di fronte appunto all'avanzare della modernità, o se si vuole con altra categorizzazione, della rivoluzione, per pensare la politica, per pensare il diritto pubblico al di là del convenzionalismo e del costruttivismo moderno, al di là del positivismo giuridico, al di là dell'identificazione tra politico e pubblico e tra pubblico e statale, al di là quindi dell'identificazione tra politica e potere. E questo è particolarmente rilevante ovviamente per la penisola italica, per i popoli che abitano la penisola italica, laddove anche i tentativi più generosi di pensare delle alternative alla modernità hanno subito l'ipoteca della vincolazione, almeno sotto il profilo delle nozioni di sfondo, alla nozione di Stato come architettura del potere, alla nozione di nazione, sia in senso naturalistico sia in senso volontaristico, e alla nozione di patria identificata con quella di Stato, Stato nel senso appunto dello Stato moderno. Beh, e allora credo di non esagerare dicendo che ci troviamo di fronte, grazie al lavoro sagace, metodico, attento, generoso del professor De Antonelli, della collana di studi carlisti, ci troviamo di fronte ad un tesoro scoperto nel campo
alla maniera dell'immagine evangelica, un tesoro per acquisire il quale, ed è, vale la pena di fare ogni sforzo, vale la pena di vendere tutto il resto, sarei per dire, fuori di metafora, di scrollarci di dosso tutte le ipoteche della modernità che rendono obiettivamente incomprensibile, autenticamente incomprensibile, il legato del pensiero classico, classico cattolico. Chiudo con una riflessione che ho in minima parte, o almeno solo per un cenno, anticipato. Il carlismo come terapia. Beh, che cosa vuol dire? Il carlismo. Il carlismo come, potremmo dire, dottrina, come universo di pensiero. Il carlismo è una terapia, direi, è la terapia, la terapia. Sotto il profilo teoretico, il carlismo ha espresso la coscienza riflessa dell'ordine tradizionale cristiano, ha espresso la coscienza riflessa della civiltà cristiana nei suoi elementi permanenti, nella sua vitalità dinamica, nella sua continuità. Non è qualcosa che si ferma al XIV secolo. No, no, il carlismo dimostra che la cristianità non si è fermata al XIV secolo, che la cristianità ha avuto continuità dal Medioevo al Barocco e dal Barocco alla Restaurazione. E oltre la Restaurazione, potremmo dire, ancora di una continuità che sia pure sotto il profilo prevalentemente intellettuale, dura fino ai nostri giorni. Per usare una categorizzazione via via stetecata, dalla Christianitas Major alla Christianitas Minor, cioè quella ispanica, fino alla Christianitas Minima, cioè quella appunto carlista. Il carlismo si è condensato in una dottrina politica, in un pensiero politico che ha pensato l'esperienza storica, che ha fatto lezione dei classici, particolarmente dei classici della scolastica, e che ha continuato, particolarmente grazie all'opera di Elia Stetecato, di Raffaele Gambra, e ovviamente ancora in questi giorni del professor Michele Aiuto, che ha continuato il suo lavoro di scavo, di approfondimento, non accontentandosi di ripetere formule, non si è limitato alle formule, no, ha continuato il carlismo attraverso, dicevo, l'opera di questi autori acuti, sagaci, generosi, ha continuato un lavoro di scavo, di analisi e ovviamente di prospettiva. E quindi il pregio del carlismo è evidente, non è ipotecato dalla modernità, non è ipotecato dalla modernità neppure in senso oppositivo, perché è evidente che laddove vi è una opposizione si finisce per essere ipotecati dal termine rispetto al quale ci si oppone, si finisce in fondo per difenderne, o sotto il profilo contenutistico, o sotto il profilo metodologico, o almeno sotto il profilo della presentazione o della rappresentazione. Per cui il carlismo è autenticamente esente dal seguire il destino della modernità. Veniva fatta questa osservazione alcuni anni fa da un autore di rilievo, merita di essere ripresa. Tutte le forme di opposizione alla modernità che sono ipotecate dalla modernità seguono il destino della modernità e seguono il destino, potremmo dire, di implosione, di autofagia della modernità. In particolare, dicevo, del carlismo come terapia. Beh, a ben vedere, lo studio del carlismo consente di evitare almeno tre errori capitali, almeno tre errori essenziali che formulerò in termini tipificati, ma che ovviamente possono essere riconosciuti sotto il profilo dell'esperienza storica
in tutta una serie di espressioni, di decisioni e anche di avventure più o meno fallimentari. Tre errori, dicevo, dai quali il carlismo ci consente di stare lontano: l'errore del conservatorismo, l'errore del dottrinarismo e l'errore del romanticismo. L'errore del conservatorismo consiste nel pensare l'alternativa alla modernità nel quadro della modernità. Consiste nel pensare l'alternativa allo Stato moderno nel quadro dello Stato moderno. Non può che essere fallimentare. L'errore del conservatorismo. Il conservatorismo mutua le categorie dottrinali della modernità, ne richiede insormontabili gli assetti, ne assume come irreversibile il portato. Il conservatorismo giunge ad assumere il liberalismo. Il conservatorismo è un capitolo del liberalismo e non ne esce, e segue ovviamente la sorte del liberalismo. Il dottrinarismo. Beh, il dottrinarismo pensa all'alternativa alla modernità ritenendo il mondo storico della civiltà tradizionale ormai irrevocabilmente estinto. Molti autori hanno, potremmo dire, fatto questo tentativo sotto il profilo intellettuale e vissuto questa tragedia. Parlo di quelli che autenticamente pensavano ad un'alternativa alla modernità ritenendo ormai estinto il mondo tradizionale. Il dottrinarismo, per così dire, si affida alle creazioni di proposizioni teoriche, ritiene come proprio compito l'applicazione, tra virgolette, dei principi, alla maniera cartesiana, alla maniera deduttiva. Non è tradizionale l'applicazione dei principi, la via tradizionale è la via prudenziale, cioè la via che individua la soluzione giusta, buona, adesso, come è stata. Può darsi nei termini in cui è possibile fare tutto il bene che la situazione nella quale ci si trova richiede. Dunque, il dottrinarismo considera neutrali o suscettibili di possibili sviluppi risanatori le istituzioni della modernità. Errore gravissimo. E finisce per abbracciare il democratismo ed il progressismo. Coerentemente, il dottrinarismo finisce per abbracciare il democratismo e il progressismo. Terzo errore, il romanticismo. Pensa l'alternativa alla modernità come sostituzione di un modello storico con un altro modello storico, di un paradigma tipologico con un altro paradigma tipologico. In fondo, il romanticismo assume lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, come reversibile, ma in termini di spirito del tempo, cioè in termini ancora omologhi alla pretesa di trovare lo spirito del tempo. Signori, lo spirito del tempo non esiste, non esiste, è un paradigma hegeliano, è un paradigma immanentistico che ha la pretesa, sotto il profilo della visione immanentistica della storia, di giustificare il fatto compiuto. Ebbene, il romanticismo ipostatizza momenti e figure al punto da intendere la soluzione della crisi nel trasferimento, per così dire, da un secolo ad un altro di un certo determinato modello o paradigma. Proprio per questo il romanticismo oscilla tra l'attivismo e la rassegnazione, due errori opposti. L'attivismo e la rassegnazione. Il romanticismo arriva ad assumere le categorie immanentistiche fino a svuotarsi di ogni verticalità assiologica, fino a risolversi, potremmo dire, in fondo nel sociologismo. Ebbene, il carlismo, ben si intende, proprio per questo contiene e reca in sé, proprio perché non ipotecato dalla modernità, né dal punto di vista contenutistico, né dal punto di vista metodologico, né dal punto di vista, potremmo dire, della rappresentazione e della autorappresentazione, il carlismo contiene una promessa di fecondità, una promessa di futuro, è stato prima detto giustamente, sì, una promessa di fecondità intellettuale, morale, politica,
una promessa di fecondità si pare che attinge il suo vigore dal suo valore, cioè dalla permanenza dei fondamenti, dalla validità obiettiva del fondamento. Il talismo quindi è oggi più che mai attuale. Certo, per studiare il talismo occorre anche studiare la storia. Certo, benissimo, il talismo chiude la propria parabola in una storia. No, no, a partire da quella storia proietta la sua luce sulle generazioni che sono seguite. Oggi più che mai il talismo è attuale. Sì, oggi. Oggi, di fronte al parossismo della rivoluzione, di fronte al parossismo della modernità, la cui affermazione pervasiva sta conseguendo la sua implosione decisiva. Oggi, nell'epoca del suicidio della modernità, negli anni 70 Augusto De Noce parlava del suicidio della rivoluzione, per così dire, antivedeva il suicidio della rivoluzione. Oggi è uno spettacolo in presa diretta, al quale si assiste senza dover pagare un biglietto, ma essendo in qualche modo al tempo stesso spettatori e vittima di questo spettacolo. Tragico, certamente. Tragico, ovviamente, non per il suicidio della rivoluzione, ma per tutto ciò che questo conduce con sé. Dunque, nel momento in cui si compie il suicidio della modernità, nel momento in cui si compie l'autofagia della modernità, l'autoestinzione della modernità, nel momento in cui emerge con assoluta chiarezza che la modernità, la rivoluzione, il razionalismo moderno non è solo anticristico e non è solo antinaturale, è anche antivitale, odia la vita, anche la vita vegetale, anche la vita vegetale. Il riferimento all'attualità è assolutamente intenzionale. Odia anche la vita vegetale e potremmo dire antireale. Vede nel finito il male, vede nell'essere, nel determinato il male. Dunque, il carlismo all'attualità invece di ciò che sta. Non segue il destino della modernità perché non è collegato alla modernità, all'attualità di ciò che sta. E dunque è in grado di offrire un giudizio critico sul proprio tempo e quindi di donare, è in grado quindi di donare una terapia salutare per il bene di tutto ciò che merita di essere amato. Vi ringrazio. Per la sua cortesia e la natura di San Vito, per la appunti e per l'interesse della relazione con il suo punto e come nella ragione, io ringrazio anche voi per la vostra attenzione e vi invito alla lettura dei libri della collana di Sole Carlini. Grazie a tutti. Ciao, Bernardo.